Senti, adesso ti devo lasciare, devo andare a conoscere il nuovo maresciallo. Ciao, ciao. Maresciallo! Buongiorno. Buongiorno. Come vi chiamate? Salvatore Vesuvio. Ah, come il vulcano. Sì, ma non sembra pariente però. Signore e signori, buongiorno. Eccoci tutti uniti al momento del buon augurio. Per vicino alla gente che aveva bisogno, voi chiamate questo numero, è Ucafone, con Cocò, il mio papà Val. Vi diamo subito la soluzione per risolvere il vostro problema. Chiamate al numero che vedete scritto sotto, chiamato, tentato la fortuna. Pronto, passatemi la prima telefonata in diretta. Oh, chi è? Pronto, chi è? Su Peppe da Gualiano. Buongiorno, un saluto a te e a tutti i compagni Gualiani, che posso fare per te? Sei scassata la lavatrice. Sei scassata la lavatrice, mi chiama a me, ci la moglie che non sapeva funzionare. Poi chi me lava i panni? Pure lei ragione, non ti preoccupare, Peppe da Gualiano hai detto? Mo bega che Coco, prima si può dire un po' che buon augurio a Peppe. Coco, pigli il biglietto. Eccoci qua, vedi il biglietto fortunato per Peppe. Andiamo a leggere subito, Peppe, che si devo giocare. Uepe, ti hai 14 e 33 e attaccata alla lavatrice 9. Sette buone, Uepe, passiamo alla prossima telefonata. Pronto, chi è? Ucafo, sono Nicola Secondigliano. Uè, Nico, alzati la stessa voce che le prima. Dimmi tutto, che è? Amministratore, ma va l'altro. Fa buono, perché? Sono 2 anni che ho un nuovo condominio. Andiamo, se no, papà, tanto che le manca il concine nel condominio. Comunque, mo ti do sempre un biglietto, va bene, pure a te. Coco, piglia un biglietto, compagno nostro Secondigliano. Eccoci qua, bravo, Coco. Andiamo a leggere per il nostro amico. Come detto che ti chiami? Nicola da Secondigliano. Nico, 1,90. 1,90 e pago pure all'amministratore. Coco, con questo poco di buon augurio che abbiamo dato alla gente, saluto a tutti quanti e chiamaci a correre. Stavate bene, alla prossima. Stavate bene. Andiamoci, Coco. Vabbè, brigati, per forza mi devo arrabbiare. Poi dite che dicono i barzelletti sui carabinieri. Ma com'è possibile? Voi entrate in un appartamento e invece tuo marito l'ha arrestato il padrone di casa. E allora siete più fessi di guagliarulo. Ma veramente siete più fessi di guagliarulo. Vi voglio bene, basta. Ah, quello che ha guagliarulo, incarnatristo nominata e vista. Buongiorno, maresciallo. Vi ho sentito, ma ti ho chiamato fisso. È un poco lo siete, guagliere, un poco lo siete. E invece no, ho trovato questo libro in edicola. Come risolvere il 50% dei tuoi problemi. Io ne ho pigliato 2, così risolvo tutti il 100% dei problemi. Però come al solito siete un egoista. Siete un egoista. Ne accattavo 4 e risolvivo pure i problemi miei, guagliere. Carme, asoro, tu stai a tedere tutte cose. Carme, io mi tengo a una. No, ma mica è una così. O cafono, sai, quella che ha giacca a quadra che esce per televisione. Ma quanto è bella. Carme, ma mi mette paura. Coccoruno va via se ci ha visto, ma ce l'avesse la ricerca a mio marito. Ma no, Carme, come stonco, non c'è mai addiosa palduccio. Babbo, ne può parlarmi più tardi. Ciao, Carme, ciao. Cornuta. Amore. Tesoro, già sei a casa? Sì. Ma tu hai capito come è successo, capo? Che è successo? Ci trovato una cosa curiosa, una giacca a quattro un gollo. Ha chiamato Cornuto. Ma sapessi qualche cosa tu? Amore, maritiello mio bollillo, ma che già sapevi? Che la gente è strana, che le riceve quello che le riceve a capo.